La digitalizzazione è sicuramente l'elemento più importante che noi stiamo vedendo per far evolvere la pubblica amministrazione italiana e ampliare e arricchire la quantità di servizi offerti al cittadino. È chiaro che in questo percorso di arricchimento e di trasformazione è fondamentale la velocità e la capacità di esecuzione. Su questo il cloud garantisce alle amministrazioni la possibilità di innovare e di evolvere senza doversi concentrare sulla costruzione di infrastruttura. AWS mette a disposizione della pubblica amministrazione servizi infrastrutturali e servizi applicativi che consentono di innovare velocemente e di realizzare funzioni e applicazioni per la cittadinanza che possono andare dal miglioramento della mobilità alla realizzazione di servizi digitali online per l'accesso ai cittadini, alla possibilità di offrire interazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, semplificando il modo con cui i cittadini si rivolgono alla pubblica amministrazione, sia che essa locale, penso a comuni e regioni, piuttosto che magari centrale, sanità, educazione e altri servizi di questo tipo. Come dicevo in precedenza, è fondamentale che la trasformazione digitale e il digitale sia uno strumento a disposizione della pubblica amministrazione per erogare nuovi servizi ai cittadini. È chiaro che in questo senso il cloud rappresenta sicuramente un elemento di grandissima innovazione e di grandissima democratizzazione di come si può utilizzare il digitale per fornire servizi ai cittadini. Il cloud offre un'infrastruttura disponibile su tutto il territorio, in grado di erogare servizi e qualità del servizio allo stesso modo in qualsiasi punto dell'Italia, sia una piccola amministrazione sperduta su un cucuzzolo piuttosto che una grande amministrazione centrale. È ovvio che in questo sarà fondamentale ovviamente il contributo anche al gap da un punto di vista di connettività e di disponibilità dei servizi di comunicazione nei confronti del cittadino, però il cloud in questo senso è un elemento fondante, è un building block, è come una infrastruttura di piccoli mattoncini Lego che dà la possibilità a ogni singola amministrazione di costruire servizi a disegno e a misura dei cittadini che deve servire. Quindi ha la possibilità di utilizzare lo stesso tipo di mattoncini per costruire magari il grande sistema di tassazione o il grande sistema a supporto della giustizia, ma allo stesso tempo anche per fornire i servizi al cittadino di un piccolo comune o di una piccola realtà locale, magari un'azienda sanitaria o un ospedale. Stiamo in questo momento assistendo a una nuova fase dell'evoluzione del machine learning, quella che appunto viene definita come intelligenza artificiale generativa. Questa particolare fase è una fase che è caratterizzata indubbiamente ancora di più rispetto al passato dalla necessità di una grandissima capacità di elaborazione e una grandissima disponibilità di risorse infrastrutturali IT. È chiaro che fino ad oggi questa grande capacità è stata ad appannaggio di pochi, è stata sicuramente fortemente legata alla disponibilità per poche grandi startup molto finanziate o grandissime organizzazioni a livello globale. Quello che stiamo cercando di fare come AWS appunto è quello di cercare di democratizzare l'accesso all'intelligenza artificiale per consentire non soltanto le grandi organizzazioni o comunque in generale le aziende, ma anche ai cittadini di poter accedere all'intelligenza artificiale in maniera facile, semplice e soprattutto anche economica, per rendere così l'evoluzione verso l'intelligenza artificiale generativa un percorso alla portata di tutti ed in grado effettivamente di sbloccare quelle capacità e quell'innovazione che serve nella pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato.